conoscenza degli abitanti del mare da allora è cresciuta parecchio e oggi riusciamo a identificare quasi tutti gli amici e parenti del Guarasino. Da oltre 200 anni ormai la storia delle sue avventure sul fondo del mare ha appassionato musicisti, filologi, biologi marini, storici e etnologici. C'è chi la canta, chi cerca di dare un'immagine ai protagonisti e chi la studia. Nella lunga storia documentata del Guarasino si possono distinguere tre diverse motivazioni che hanno stimolato i vari autori a occuparsi di questa canzone: quella poetica filologica, quella musicale e quella scientifica. I primi due filoni, quella filologica e quella musicale, risalgono al primo trentennio dell'Ottocento. Quello scientifico inizia solo 100 anni dopo. Voglio presentarvi qui tre parenti molto particolari di questa famiglia dei Guarasino e di appassionati, o fan, o follower, come si direbbe oggi, cioè due tedeschi, zio Miller e zio August, e un francese italianizzato, il zio Guglielmo. Risale al 1817, dunque 202 anni fa, la prima prova tangibile dell'esistenza di una canzone sul Guarasino. E la dobbiamo al 23enne tedesco Wilhelm Müller, che era un insegnante di lingua antica, filologo e bibliotecario adesso nella Sassonia. A lui si devono poesie e canzoni di grande semplicità lirica, molte delle quali rese immortali da Franz Schubert nel ciclo di Schönebilderin o di Winterreise. Nel 1817 viaggia in Italia, naturalmente sulle orme di Goethe si doveva fare. 3 anni dopo pubblica le sue impressioni in 2 volumi su Roma, i Romani e le Romane. Durante il suo viaggio Müller raccoglie anche canzoni popolari, almeno una trentina, che ha intenzione di pubblicare. Le sue fonti sono le cosiddette coppielle, che spesso gli stessi cantautori distribuivano in strada o tra il pubblico. La morte di Müller all'età di 32 anni interrompe il suo progetto editoriale, ripreso invece nel 1829 dal improvvisatore, così si definisce, e scrittore Oskar Ludwig Wolf, il quale pubblica le canzoni raccolte da Müller nella raccolta Egeria. A pagina 230 troviamo tra le poesie napoletane da lui raccolte anche una canzonetta, che non è altro che una versione semplice, meno elaborata del Guarasino, che oggi conosciamo. L'inizio è più o meno uguale, ma ha solo 5 strofe. E ci sono i due protagonisti, il Guarasino e la Sardella. E c'è anche un accenno alla battaglia, ma tutto molto meno elaborato della versione classica di Cotton. La tarantella di Müller offre però un prezioso momento punto fermo nella biografia della canzone del Guarasino, perché nella sua versione la Sardella, dopo essersi accorta del corteggiamento del Guarasino per farsi bella, si fece lucapodo alla caunizza, come dice, dunque alla moda del giorno. Ora, l'allusione a Kaunitz, alla caunizza, non si riferisce tanto al ministro potentissimo dell'imperatrice di Austria, ma piuttosto a suo figlio Ernst Christoph, conte di Kaunitz-Wittenberg, ambasciatore a Napoli dal 1765 al 70, un tempo sufficiente per creare un look alla Kaunizza. Questo è un indizio che permette la datazione della canzone alla seconda metà del 700. L'ambasciatore era amatissimo, si dice e si legge nelle cronache. Sua moglie invece odiatissima. Lei, la famosa cantante Caterina Gabrielli, aveva all'epoca una liaison molto dichiarata sia con l'ambasciatore austriaco che con il visconte francese de Choiseul. Non c'è un legame diretto con la nostra canzone, ma sorge comunque il dubbio se qui non si potrebbe trattare anche di una satira sul gossip del giorno. Nel
Nello stesso anno di Nigeria esce a Napoli, prossimo, la terza edizione dei Passatempi Musicali, la prima è del 1825. Oltre a arietti o romanzi francesi, contradanze e balli contengono 68, cito, canzoncine raccolte per la prima volta dalla bocca del popolo e aggiustate con accompagnamento di pianoforte da Jean Cotton. Tra queste anche la canzone della tarantella, lo guarascino che gli era per mare. A Guglielmo Cotton va dunque il merito di aver pubblicato per la prima volta il testo e la musica su quale si basano tutti coloro che fanno del guarascino l'oggetto del loro studio. In biologia corrisponderebbe questo alla prima descrizione di una nuova specie. Guglielmo Cotton nacque come Guillaume Cotton a Parigi il 9 agosto del 1797 da Joseph, un nobile di origine alsaziana, il quale si trasferì durante il regno francese a Napoli, dove coprì alti incarichi pubblici come presidente della giunta dei teatri, dell'Accademia delle Belle Arti e della Filarmonica. Guglielmo studia musica, il canto in particolare, ma pubblica anche due riviste in lingua francese molto diffuse. Si afferma come cantante spesso insieme con la moglie Giovanna Cirillo, figlia del grande Domenico, e inoltre come trascrittore e compositore di melodie popolari napoletane. Lungo e ancora aperto è la discussione su fino a che punto la sua raccolta proveniva davvero dalla bocca del popolo o dove iniziavano i suoi aggiustamenti. Indiscutibile rimane comunque il suo merito che aveva portato alla bocca di tutti un immenso passatempo musicale. All'albero di famiglia di un suo pronipote, che saluto qua in sala, dove sei? Eccola, dunque, pronipote di Guillaume Cotton, dobbiamo questa foto, e sono molto contenta e grazie. E arriviamo a Zio August, il protagonista di una delle due edizioni che oggi qui si presenta. Nato a Breslau nel 1799, August Kopisch studia e lavora come artista e pittore a Praga, Vienna e Dresda, fino a quando un incidente alla mano, patinando sul ghiaccio, si era rotto il polso, lo costringe a cambiare attività. Nel 1823 si trasferisce in Italia, anche lui, e vive fino al 1828 a Roma e a Napoli. Eccezionale nuotatore, lui riscopre, prossimo, nel 1827 a Capri con l'amico pittore Hans Fries la Grotta Azzurra, entrando nella storia più per questo fatto che per la sua successiva produzione letteraria di poesie, novelle e farse. Nel 1838 pubblica a Berlino a Grumbi una raccolta di poesie popolari di tutti i dialetti dell'Italia e delle sue isole. A pagina 42 troviamo la canzone sulla tarantella, cioè il guarascino, che segue fedelmente il testo di Cotron con accanto, e questa è la sorpresa, una traduzione in tedesco. Potete immaginarmi che dopo tanti anni che studio il guarascino ho trovato finalmente l'edizione originale dei Agrumi di Ponte. La domanda che Maria Cristina Gambi e io ci siamo posti, una mia collega di Ischia biologa, ci siamo posti qualche anno fa era: come Kopisch se lo ha cavato traducendo un scioglilingua napoletano della lingua di Goethe? In qualche modo ce l'ha fatto, perché conosceva bene, oltre all'italiano, anche il napoletano. A Napoli era poi tanto conosciuto che Filippo Camerano è servito da modello per un certo Don Augusto Prussiano in una delle sue commedie. Come linea guida, Kopisch aveva almeno la melodia. Sotto questo aspetto il suo
testo funziona. Ha trovato anche sempre le rime richieste. Nella traduzione Popper si è trovato invece davanti a due problemi, soprattutto per le strofe 14 e 17 che comprendono quell'elenco indeterminabile di organismi marini. E a proposito di questo, sì, la ricerca ormai pensa anche che proprio queste strofe non sono presi, non sono tolti dalla lingua del popolo che le ha inventato o scritto proprio lui, contro lui stesso. Dunque il primo problema di Popper era che non era un biologo. Spesso si parla in riferimento alla canzone di una guerra tra pesci, ma i 77 organismi menzionati da Müller e da Cottreau, solo 56 sono pesci. Ci sono anche molluschi, mammiferi, crostacei e vegetali marini. Pare proprio che Popper non abbia avuto banche dati o Google Traduttore per la sua a disposizione e gli mancavano anche traduzioni di nomi o soprannomi in napoletano. La strofa 15 serve qui di buon esempio e così potete esercitare il vostro tedesco. Per le traduzioni ha dovuto fare spesso ricorso alla sua fantasia, trovando a volte delle definizioni che al primo ascolto suonano bene e solo in un secondo momento uno si accorge che sono parole nonsense o nomi di oggetti che non c'entrano con il mondo marino, ma che Popper ha scelto perché fanno rima, come evidenziato in rosso, Federvish, Ciocciolino, Packfish, Pesce al forno o Teenager in tedesco, o Kreuzfisch, Bierfisch, Pesce Croce, Pesce Traverso, o Wachsnetzhausen, che non ha più un significato. E i 21 organismi citati da Cottreau diventano 32 da Popper. E la strofa appare appesantita dalla costante ripetizione di fish, fish, fish ogni volta alla fine della parola, mentre i molluschi e i cnidari sono proprio spariti. Il secondo problema di Popper era il fatto che la popolazione marina napoletana è diversa da quella tedesca. Stupisce il fatto che il protagonista della versione di Popper è una passera di mare. Possiamo stare tranquilli, l'omofobia, cioè la platessa e la sardella, non c'entrano, perché all'epoca di Popper la platessa era ancora di genere maschile. Rimane però la domanda: perché una platessa e non un guaracino, che comunque era conosciuto come nome? Semplice. Nei mari del nord il guaracino non c'è. E il protagonista di una canzone popolare deve comunque essere qualcuno riconoscibile e facile da ricordare e da collegare anche con un'immagine. Senza entrare qui nella discussione, sempre accesa, di quale delle tre specie di guaracino qui si tratta, cioè Chromis, la castagnola nera, la castagnola rossa o il guaracino di scoglio, Popper si sarà fatto ispirare da uno dei nomi tedeschi per la castagnola, cioè Breitfisch, pesce largo, e ha poi ripiegato sulla comunissima passera. Possiamo dunque dire che Popper offre una traduzione abbastanza fedele della canzone sulla tarantella, che diventa una canzone tedesca vivace e melodica, solo in alcune parti appesantita a causa della sua scarsa conoscenza lessicale. Il risultato difficilmente servirà al lettore come guida faunistica del Mediterraneo. Sarà invece apprezzato per il suo ritmo e crescendo dell'azione realizzato con mezzi stilistici vivaci e diversificati. E adesso vi voglio far sentire anche la versione tedesca cantata da una cantante, Alexandra Forman, in tedesco, per capire anche quello dove è riuscito naturalmente il testo, leggere per seguirlo quando avete anche la vostra vita. Allora, sentiamo un attimo di quale si Grazie.
Thank you.
mid heart, dovrebbe essere più sottile.